Le province torneranno all'antico o quasi. Va in questo senso la proposta di riforma emersa ieri nell'incontro fra i rappresentanti dell'UPI, Unione Province Italiane, e il ministro per le Autonomie Roberto Calderoli. Fra i 18 delegati presenti al confronto in ministero, anche Giuseppe Paolini, appena rieletto al secondo mandato di presidente della provincia, nonché presidente dell'UPI Marche. L'incontro ha fissato alcuni dei presupposti auspicati dallo stesso Paolini, a cominciare dalla cancellazione della legge Delrio col ritorno dell'elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali. Bisogna andare verso l'elezione diretta, verso il suffragio universale. Si sta cercando il momento adatto per legarlo ad un'altra elezione. Sicuramente andrà a finire 2024-2025, per cui i presidenti che sono in scadenza verrà prolungato per un po' il mandato per arrivare a una lezione tutti insieme. Per Paolini il governo si è reso conto di anni di depauperamento improduttivo degli enti ed è pronto ad una marcia indietro verso il ripristino di servizi a supporto dei comuni. La chiusura delle province, che era una, sembrava una soluzione di tutti i mali della politica e dei poltronifici, è il contrario, ha portato solo disservizi. Sono state passate, trasferite le funzioni che hanno le province alle regioni, che sono notoriamente più lontane sul territorio rispetto alle province. Sembra che quello che si è risparmiato euro pro capite per cittadino sia 26 centesimi all'anno, cioè voglio dire una cosa assurda e pazzesca, mentre invece sono dimezzate le spese di manutenzione ordinaria, perché la provincia, come sai, viene finanziata solo su investimenti nuovi. Comunque le spese di manutenzione ordinaria sono diminuite del 43%, e capisco che poi la gente si arrabbia per le strade e questa roba qua, però noi abbiamo un meno 43% e è stata quasi azzerata la capacità di investimento delle province, che è un meno 71%. Si pensa di ritornare alla provincia come era, o perlomeno che abbia le stesse funzioni che hanno le città metropolitane, e andrà a finire poi con l'elezione a suffragio universale del presidente da parte di tutti i cittadini. E poi la riforma tornerebbe ad allargare la provincia oltre al Consiglio anche a giunta e assessori calibrati sulla demografia territoriale. Ritornerà con quello che ha garantito il ministro. Ritorneranno tre assessori nelle province sotto i 350.000 abitanti, quattro sopra quelle 350.000 abitanti e sei nelle province sopra i 650.000 abitanti. Per cui noi, se tutto va come prevediamo, avremo quattro assessori nella provincia di Pesaro Urbino.